Subito di nomina esterna, da Luca Celli si passa a Carmine Rossi. Carmine, per raccontare la giornata dell'Inter e non solo, buonasera, ben ritrovato, ciao Diciamo Carmine. delle cose importanti. Ciao Michele, buonasera, ben ritrovati, un saluto anche da parte mia. Beh, indubbiamente quest'oggi in casa Inter è stata la giornata di Barella, perché l'incontro che c'è stato tra Inter e Cagliari post Assemblea di Lega di fatto ha posto le basi per la fumata bianca, un affare che vi stiamo raccontando ormai già da diverso tempo. Si è trovata la formula giusta: prestito oneroso con obbligo di riscatto, parte fissa a circa 40 milioni di euro con l'aggiunta di bonus dai 5 in su. È un po' la novità rispetto a quanto raccontato in precedenza, il non inserimento da parte dell'Inter di contropartite tecniche da girare poi al Cagliari, che sostanzialmente ha sempre chiesto solo ed esclusivamente denaro contante. Cagliari, che in un certo qual modo verrà accontentato in settimana, entro e non oltre questa settimana, Barella diventerà ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Abbiamo pizzicato all'uscita, proprio al termine dell'incontro che c'è stato con il Cagliari, anche Beppe Marotta, che però non ha voluto rilasciare nessun tipo di dichiarazione. L'abbiamo pizzicato anche al rientro qui negli uffici dell'Inter post cena. Anche in quel caso non ha voluto parlare, però sostanzialmente è tutto fatto, con buona pace della Roma che ci ha provato davvero fino alla fine, ma sostanzialmente a prevalere è stata la volontà da parte dello stesso quasi ex centrocampista del Cagliari, che ha È sempre tutto detto di fatto per Barella? preferire la destinazione Inter. Questo è l'inseguimento di Carmine Rossi in giornata a Beppe Marotta per chiedere notizie su e aggiornamenti su Barella. Poi sono arrivati gli aggiornamenti. Partirà per la tournée con l'Inter di Antonio Conte. Sarà su Sì, quel volo che porterà possiamo. l'International Champions Cup. Pedulla. Sì, possiamo soltanto aggiungere due o tre cose significative. Intanto che l'Inter davvero aveva assunto questa corsia preferenziale da giugno 2018, perché è una cosa che Barella aveva sposato nelle sue intenzioni l'Inter da un anno e un mese ormai, e che a gennaio, come abbiamo raccontato, c'è stata la svolta definitiva, perché lui ha detto no al Napoli, ha detto no ad altre situazioni, aspettava l'Inter. Quello che possiamo aggiungere è che da qui a venerdì si punta a chiudere, che non ci saranno contropartite tecniche, che si parte da una base di 40 milioni base fissa più 5, 7, anche 8 milioni di bonus, in modo da avvicinarsi ai 50 milioni che ha chiesto Giulini, che hanno promesso che sarà sull'aereo che partirà per la Cina, per Nanchino, comunque per queste amichevoli, prestigiose che Sport Italia trasmetterà in esclusiva. Quindi mi aspetto da domani, martedì, fino a giovedì, massimo venerdì, il decollo definitivo di questa operazione, ripeto, senza contropartite, la formula tale da poter sbloccare questo incastro che nella testa di Barella non è stato incastro, dovrebbe essere prestito con obbligo di riscatto, il che significa che l'Inter andrebbe a versare una cifra congrua per il prestito molto oneroso, poi stabilirebbe il riscatto, ripeto, partendo da una base di 40 milioni, base fissa più bonus, oltre 5, anche 7-8, per una continuità di pagamento dilazionati il più possibile, in modo da accontentare anche Giulini e il Cagliari. Molto bene, grazie ragazzi al presidente della Russa. Abbiamo anche una grafica ad alta tensione, dove ieri Conte è stato chiaro, l'avevamo data la notizia, l'ha confermata Conte: Icardi e Nainggolan no, non li voglio, devono, non rientrano nei piani. E potremmo aggiungere ancora tra parentesi Perisic, non rientra neanche lui tra gli obiettivi di Antonio Conte. Nel frattempo si sblocca la situazione Barella, ma l'Inter deve aspettare gli attaccanti, altrimenti in attacco giochiamo io e lei, presidente. Non c'è problema. Beh, con un buon centrocampo forse potremmo farcela, insomma, però certo che non dimentichiamo che è vero che non fanno parte del progetto tecnico, ma finché ci sono, sia Nainggolan sia Icardi sono giocatori dell'Inter. E a me è capitato in passato di assistere a situazioni in cui per necessità si è fatto di necessità virtù, e allora fin tanto che non vedo giocare altri al posto di Icardi o di Nainggolan, io continuo a dire che sono giocatori dell'Inter. E quello che ha detto Moratti un po' mi ha toccato, perché Moratti ha detto una cosa che penso anch'io. Pur riconoscendo che la società a questo punto, per fare piazza pulita, per ricominciare, può benissimo decidere di mettere sul mercato entrambi, ma riguardo a Icardi, il presidente Moratti ha detto: bravissimo Lukaku, è bravissimo Dzeko, ma Icardi è più bravo di entrambi. Non Penso che su questo dimentichiamo. siamo abbastanza Sì, d'accordo. Il problema è la gestione. Infatti, no, io ho detto non fanno male, io non critico la società, anzi, No, ma capisco. quello, ma, no, no, ma quello, che ha detto, quello che ha detto Moratti credo che lo pensino il 99%, non solo i tifosi interisti, gli appassionati di calcio. Il problema è quello che fa Icardi quando non gioca. Tipo stamattina, prima del ritiro, si è presentato in ritiro, si è presentato alla Pinetina con una Lamborghini. Bellissima macchina, straordinaria, sgommando quando dovrebbe tenere un profilo non basso di più, cioè non ha capito niente della vita.
non ha capito niente della vita. Però io non so, questo vedi, io capisco. Invece in porta a un allenatore come Conte. Allora, ho un'altra idea. Ascolta, io credo che Conte giustamente non voglia mettersi contro la curva, che già lo vede così così, e abbia aderito alla posizione che già la società stava prendendo di liberarsi di Icardi. Allora, ti faccio una domanda. Tu, quando hai goduto di più da tifoso interista negli ultimi anni, con chi come allenatore? Mourinho faceva questo. Mourinho, chi usciva di un millimetro dalla riga laterale, non del campo ma della vita, non giocava. Questo è il problema. Conte è lo stesso tipo di personaggio. Se vuoi vincere, a parte la Juventus, devi prendere uno come Conte in una squadra come io l'Inter. Ci sto. Se no, finirà come l'anno scorso, due anni prima, bravissimi tutti, però poi non tocchi la boccia. Vorrei sottolineare due cose. Prima di tutto, capisco la scelta della società. A questo punto dobbiamo giocare per obiettivi alti. Non possiamo ricominciare una stagione dicendo Icardi sì, Icardi no, la curva che gli dice uomo DM, eccetera, eccetera. In più l'allenatore viene dalla Juve, non ha la possibilità di mettersi a fare il braccio di ferro, con la curva. Quindi capisco e apprezzo le scelte della società. Ciò non toglie che tutto quello che si dice su Icardi è esagerato. Che adesso una sgommata all'arrivo alla Pinetina venga considerata. È enfatizzato, vabbè, però devi stare basso. Io devo ancora basso. Vedere, dimenticando la moglie, dimenticando anche lì, se ha esagerato, secondo me il vero errore è andare in televisione. La moglie è procuratrice, non può fare anche la commentatrice. Quello è un errore da matita rossa, ma per il resto, Icardi, per quello che ne sappiamo, per quello che ci hanno detto, e forse non ci hanno detto tutto, ha sempre fatto il suo dovere negli allenamenti, ha sempre giocato bene o male, ma impegnandosi fino in fondo, non è mai andato la notte a ballare in discoteca fino all'alba, non ha mai insultato nessuno, non si è fatto espellere per motivi di nervosismo extra calcistico. Poi la situazione è stata tale per cui conviene all'Inter avere altri obiettivi. Dico però che siccome non ha ucciso la nonna, siccome non ha vendicato a coltellate il fatto che non ha più la fascia, fin tanto che è convocato, è un giocatore dell'Inter. Presidente, devo andare ad Alfredo Fedulà mentre vediamo, sì, grazie alla nostra regia, tutti gli appuntamenti, il coordinamento di Samuele Ragusa, i ritiri di Serie A, da A, quando e dove, perché vi ricordo che Sport Italia dedica ogni giorno alle 15.30 una trasmissione dedicata ai ritiri di Serie A con immagini esclusive. Domani saremo a Moena nel ritiro della Fiorentina con la nostra Giada Giacalone, con il coordinamento di Savino Pappagallo. Andiamo però subito ad Alfredo, perché Icardi si parla, Napoli-Juve, Juve-Napoli-Inter, alla fine dove, quale direzione dobbiamo seguire per l'attaccante argentino nerazzurro? Alfredo? No, io ho seguito la giusta ricostruzione del presidente La Russa, però è una scelta fatta dall'allenatore, quindi quello che diciamo noi credo che lasci il tempo che trova. Direttore, ti interrompo, poi mi sto zitto. L'allenatore ha detto adeguato alla società. Secondo me Conte, che è una persona intelligente, ha voluto dire io non l'ho deciso qualcosa. Io. Mi va bene quello che decide la però società. Però lei conosce molto bene Conte. Conte, per adeguarsi, deve essere convinto, perché spesso Conte ragione, in passato ha spaccato il fronte e non era convinto di una cosa e non l'avrebbero fatto uscire. Per rispondere alla domanda di Michele, ma io penso che le strade siano due in quest'ordine, Juve e Napoli. Non saranno tempi stretti, saranno tempi lunghi, come è normale che sia. Per la Juve è un passaggio fondamentale, per il Napoli è un intrigo importante, perché a parte James Rodriguez il Napoli vuole fare due attaccanti. Però volevo completare il discorso Inter per dire cosa? Che a parte Barella è normale pensare che su quel famoso aereo che partirà il 18 per la Cina, l'Inter voglia mettere almeno un altro attaccante a disposizione di Conte. Oggi Dzeko si è aggregato per le visite, non ha voluto rispondere a domande sul futuro, quindi entreremo nel vivo lì molto presto. E Lukaku è una storia calda, perché è vero che è andato in ritiro in tournée col Manchester United, però uno dei due, credo che l'Inter lo va almeno uno dei due lo voglia sbloccare da qui a 10 giorni. E poi c'è una storia che ne parlano poco. Io ne parlo perché non dico che andrà all'Inter, però dobbiamo stare attenti anche in virtù delle cose che ha detto Michele su Perisic,
al futuro di Gervinho, perché Gervinho è un tipo di profilo che piace molto a Conte, perché sa spaccare le partite, perché è reduce da una grande stagione, perché è vero che ha un contratto con il Parma per altri 2 anni, parentesi, rientrerà in Italia con qualche giorno di ritardo per il lutto che ha avuto perché è morto il suocero, quindi si tratterà ancora per qualche giorno nel suo paese e poi rientrerà e verrà presa una posizione. Gervinho potrebbe finire sul mercato, ha 2 offerte turche, piace alla Fiorentina e piace molto a Conte, quindi l'Inter, il mercato dell'Inter secondo me potrebbe riservare altre sorprese. Eh beh, è quello sicuramente, adesso però c'è bisogno di un'accelerata nerazzurra soprattutto per gli attaccanti, direttore Preiti, perché Pinamonti... Mi ero dimenticato, ti chiedo scusa. Vai, prego. Mi ero dimenticato, ti chiedo perdono, che siccome giustamente questa è una cosa che ci sta a cuore perché l'abbiamo seguito nelle sue recenti evoluzioni, mi riferisco a Sebastiano Esposito che ha rinnovato da poco tempo, a dicembre è già stato fissato da ora per dicembre un altro incontro per prolungare e adeguare ulteriormente il contratto dal 2022 al 2024, quindi sarà sistemato ulteriormente il contratto di Sebastiano Esposito dopo tutto quello che è successo nei mesi scorsi, dopo la proposta vera, reale, concreta che ha fatto il PSG. L'Inter lo ha blindato per avendo compiuto da poco 17 anni, essendoci una tempistica regolamentare da seguire, per ora 3 anni, a dicembre saranno 5 anni e verrà, perché l'Inter giustamente crede molto in Esposito. Sì, direttore Preiti, e poi andiamo anche sul caso degli indesiderati nei vari ritiri, che sono tanti, direttore. Ma io credo in questo momento ci sono degli esuberi, però il mercato è ancora lungo, fino al 1° di settembre, quindi ci saranno delle trattative sotto traccia per arrivare a degli obiettivi che le varie società, la società probabilmente ha in serbo, come per quanto riguarda l'Inter sicuramente Ojego o Lukaku saranno sicuramente uno dei due, sarà un obiettivo raggiungibile, anche perché l'Inter ha bisogno di un attaccante, di una prima punta strutturata, quindi al di là, come giustamente dice Alfredo, che a Conte possa piacere un calciatore con le caratteristiche di Gervinho, però l'Inter oltre eventualmente a Gervinho ha bisogno di un attaccante con altre caratteristiche, anche perché credo... Ma infatti Gervinho sarebbe un di più. Esatto. Ma non soltanto per l'Inter, anche per la Fiorentina, per chi l'ha cercato, sarebbe un di più, perché comunque vai alla ricerca di chi ti può entrare a mezz'ora dalla fine e ti spacca la partita, magari vuoi passare al 3-4-3, Gervinho sarebbe perfetto. Gervinho. So che tra l'altro il 3 giugno quando ci fu Fagiani in studio gli chiedemmo questa cosa e lui ci confermò che piace molto a Conte, per cui adesso vediamo cosa accadrà quando lui tornerà in Italia, ma è un'opzione non soltanto per l'Inter, anche per altre società, fermo restando che il Parma cercherà di trattenerlo. Allora, scusate, pur adorando Pedullà perché non sbaglia un colpo e pur piacendomi molto Gervinho perché corre tanto e i calciatori che corrono sono secondo me quelli che fanno la differenza, onestamente io per l'Inter Gervinho non credo, almeno non so, non mi sembra un giocatore, è un giocatore da squadra di mezza classifica, perfetto per il Parma, grandissimo sarebbe per la Fiorentina, potrebbe andare bene alla Sampdoria, potrebbe andare bene al Bologna, ma in una squadra come quella che vuole costruire l'Inter, squadra che dovrebbe essere l'unica, perché ha anche i soldi per farlo. Ma quando prese Giaccherini alla Juve? Cioè Conte è un allenatore erano un po' altri particolare, tempi, Alfredo, che non viaggia attraverso... Erano altri tempi, ma non era questo mercato. Erano 30 anni fa, sì, però, no, capito Guido, però Conte è un allenatore particolare che ti stupisce facendo delle cose. Io non ho detto che andrà all'Inter, ti ho detto che a lui piace molto, però lui è un allenatore che va alla ricerca del dettaglio anche per quei 20 minuti di partita che secondo lui con determinate caratteristiche, se hai un attaccante in un modo, se hai, capisco il tuo ragionamento. Ma tu sei convinto che Gervinho sia un giocatore da 20 minuti a partita in una grande e non da 85 in una media? Io sono convinto che Gervinho possa essere un calciatore da un tempo a partita che ti spacca situazioni e ti risolve situazioni complicate. Poi ti ho detto, e ho cercato di spiegare, piace molto, poi vediamo tutto il resto. Che sta seguendo anche la cena, il post cena, non è una serata tra amici, ma Zhang Junior con Beppe Marotta e Piero Ausilio a cena, sta quasi finendo, tra poco Carmine Rossi, ci collegheremo in diretta perché, anzi, è finito in questo momento il summit, proprio da pochissimi minuti la cena di salsa ovviamente nell'azzurro per quanto riguarda il mercato dell'Inter. Carmine Rossi, mi confermi tutto? Cena finita? Di cosa si è parlato? Carmine, veloce.
Assolutamente grazie. Sì, assolutamente sì, e te lo confermo anche con l'ausilio delle immagini, grazie alla nostra truppina esterna, perché è stato un vero e proprio summit di mercato interno in casa Inter, con le immagini che abbiamo raccolto davvero non più di qualche minuto fa e che di fatto fanno riferimento a quelle che sono le uscite dagli uffici nerazzurri, prima Ausilio, poi Marotta e poi Zhang. Dunque un colloquio di mercato che è durato tantissime ore, perché ve lo stiamo dicendo, già intorno alle 20:30, 21 di questa sera, e dunque incontro che è terminato solo pochi istanti fa.